Il sottopasso della stazione ferroviaria di Marradi sarà riqualificato grazie ad un'opera di un giovane studente del liceo Torricelli Ballardini, sezione artistico. Si tratta del lavoro realizzato da Leonardo Fabbri, classe terza BA, che ha vinto il concorso ogni anno organizzato dall'artistico in collaborazione con realtà istituzionali o commerciali e destinato ai propri studenti. 66 sono stati i progetti che quest'anno hanno partecipato alla competizione per restituire al sottopasso ferroviario un aspetto completamente nuovo. I vari elaborati, dopo essere stati esposti a Marradi, sono ora visibili al pubblico, al MIC. Nel frattempo, i lavori per il nuovo sottopasso sono iniziati e saranno completati intorno a settembre. L'opera del giovane Fabbri sarà installata nel 2018. Il sottopassaggio è il sottopassaggio della stazione ferroviaria che attualmente è chiuso, non è mai stato ufficialmente aperto. Iniziano ora i lavori di riqualificazione dell'infrastruttura, finalmente verrà aperto, verrà inaugurato e abbiamo creduto che non ci fosse un modo migliore che una collaborazione con gli studenti per poterlo abbellire e rendere particolare, caratterizzarsi in modo nuovo e diverso. Ecco, i ragazzi che cosa hanno realizzato? I ragazzi hanno realizzato nell'ambito di un progetto curricolare, quindi che ha coinvolto tutto il triennio, cioè ragazzi di terza, di quarta e di quinta, dei progetti prevalentemente realizzati con la tecnica informatica di Rhinoceros, quindi rendering in 3D di questi rivestimenti, in molti casi anche con progetti di carattere polimaterico, cioè la ceramica c'è, però in molti casi c'è anche l'utilizzo, è contemplato l'utilizzo di altri materiali, magari tipici del posto, quindi legno di castagno, ferro o ceramiche o anche materiali sintetici. È stato un lavoro che praticamente ha coinvolto i ragazzi per tutto il primo quadrimestre, nelle ore di progettazione del design e di laboratorio del design. Comunque in tutto sono 66 progetti, più due pannelli in ceramica che sono stati donati al comune, che fanno parte di un lavoro fuori concorso, così chiamato, cioè delle classi hanno lavorato in gruppo sull'idea di Dino Campana, sulle suggestioni derivanti dagli approfondimenti che a scuola sono stati fatti su Dino Campana e quindi hanno realizzato questi pannelli che verranno poi, adesso il sindaco lo dirà, allestiti in stazione. Il lavoro era molto complesso, nel senso che le due pareti del sottopasso ferroviario alla fine misurano 120 metri quadrati, quindi praticamente loro si sono confrontati veramente con le grandi dimensioni e quindi c'è stato tutto il problema anche del rendering prospettico, no? E quindi della resa visiva di quello che poteva essere un rivestimento all'interno di un tunnel lungo 30 metri, basso e lungo, e quindi i ragazzi si sono dovuti confrontare effettivamente con lo spazio. Direi che Dino Campana è stato molto, molto seguito, anche perché in occasione della preparazione avevamo fatto alcune conferenze con dei docenti della scuola sul poeta, anche per i più piccoli, perché di solito Dino Campana si affronta solamente nell'ultimo anno, mentre invece i piccoli chiaramente non avevano conoscenza di questo poeta. E però a fianco a quello ci sono anche molti progetti che hanno un taglio di carattere più paesaggistico e altri invece, diciamo, più di fantasia, che hanno privilegiato invece dei decori, dei partner più geometrici o più organici. Adesso quindi come procederà la riqualificazione del sottopasso, visto anche il progetto del liceo? Allora, attualmente sono appena partiti i lavori per la riapertura, come dicevo prima, e a settembre, diciamo, ci sarà anche un'interruzione del servizio ferroviario tra Marradi e Faenza dal 4 al 24 settembre. Al 24 settembre, alla riapertura dell'utilizzazione, inaugureremo il nuovo tratto di sottopassaggio e applicheremo l'opera donata dall'istituto, lo applicheremo nella parte invece attuale, che comunque sarà riqualificata anche quella. In questa fase qui, viste le tempistiche, viste i tempi di realizzazione, non sarà diciamo esposta l'opera vincitrice, realizzata l'opera vincitrice, ma sarà esposta in forma di pannello in attesa, per non lasciare questo tempo vuoto, sarà esposto in forma di pannello che stamperemo, un pannello grande 2x3, sì. Sia quella, sia l'opera vincitrice da solo ovviamente, che tutte le altre opere, perché abbiamo creduto che fosse anche importante dare visibilità al grande lavoro dei ragazzi che
È stato un lavoro veramente di qualità, detto non da un inesperto come me, che va da gusto personale, ma detto da una commissione fatta anche di persone molto, molto qualificate, docenti delle belle arti, quindi il lavoro è stato molto, di qualità molto elevata, quindi abbiamo ritenuto anche opportuno dare visibilità a tutto il lavoro. Dopo questa prima collaborazione non si fermerà qui il rapporto fra Marradi e il liceo Ballardini? Diciamo che il rapporto è stato molto positivo per noi sicuramente, mi auguro anche per la scuola, e è stato un lavoro, un rapporto che ha prodotto un lavoro molto, molto importante, e crediamo che sia anche bello proseguire le relazioni positive, e quindi nell'anno prossimo struttureremo un altro bando di concorso che stiamo andando a ottimizzare e pensare in queste settimane, e già all'inaugurazione del sottopasso daremo le indicazioni e i dettagli su quello che sarà il nuovo bando di concorso. Federico Lega per Faenza Web TV.